ed è il momento di vivere e di iniziare questo nuovo mese insieme. Primo settembre, Almanacco Oroscopo, ben trovate e ben trovati. Oggi si festeggia Sant'Egidio Abate e arriviamo alla frase del giorno, il nostro aforisma. A volte basta un semplice saluto dalle persone a cui vogliamo bene per cominciare la giornata con un sorriso. Per l'almanacco nasceva oggi un grande mattatore della TV, del cinema, del teatro. Nel 1929 nasceva a Genova Vittorio Gassman. È tempo adesso di oroscopo, dall'Ariete ai Pesci. Buona fortuna a tutti! Ariete, situazione più distesa nei rapporti familiari e lavorativi. I pianeti danno via libera a rapporti comunicativi più piacevoli, più costruttivi. Siate spontanei e preparatevi a cambiare in positivo alcuni vostri atteggiamenti. Tutto bene per le finanze. Toro, in amore siate diretti e non lasciate che qualcuno fraintenda le vostre vere intenzioni. Voi dovete dichiarare apertamente i vostri sentimenti. Intensa la vita di relazione. Confidatevi con gli amici, ma siate riservati con gli estranei in merito ad un vostro problema. Gemelli, la giornata sarà caratterizzata da dinamismo e facilità nei rapporti, possibilità di accattivarsi così simpatie in nuovi ambienti. Non lasciatevi condizionare dalle interferenze di un collega e date retta invece alle vostre intuizioni. Cancro, vi sentite più disponibili e meno intransigenti, migliorano quindi i rapporti familiari. Date via libera ai viaggi e agli interessi che vi sollevano dalla routine. Nel lavoro interrogatevi su ciò che volete davvero, programmate meglio anche le spese. Leone, rapporti affettivi intensi e vissuti all'insegna del cambiamento, possibilità di rotture e di rapide riconciliazioni. Non opponete resistenza, i pianeti vi proteggono e vi aiutano a dare alle cose un sapore nuovo. Evitate delle tensioni per non alimentare disturbi psicosomatici. Vergine, chiarite un malinteso. Riuscirete a procedere più spediti per la vostra strada senza intoppi o ripensamenti. Possibilità di consolidare un rapporto amoroso, purché riusciate a rinunciare a eccessive idealizzazioni. Curate i dettagli nel lavoro, evitando improvvisazioni e superficialità. Bilancia. In famiglia, non sforzatevi di accelerare i tempi guardando ad una soluzione che poi verrà da sola. Buona la forma psicofisica. Toccherà quindi a voi trascinare gli altri. La serata sarà davvero super per il cuore. Scorpione, sarete stimolati a ricercare una maggiore elasticità di comportamento. Buone prospettive per ampliare gli interessi e vivere una grossa spinta creativa. Nei sentimenti guardate oltre una nube di passaggio. Sagittario, influssi misti che possono rendere contraddittorio il vostro comportamento. Fate comunque affidamento sui benefici influssi delle stelle per ritrovare l'equilibrio insieme al vostro innato senso di giustizia. Serata divertente con pochi amici. Capricorno, momento favorevole per le vostre finanze. Favorite le iniziative in campo pratico, i nodi si sciolgono e voi avanzate a gonfie vele. Non date peso a critiche e pettegolezzi, collocatevi un gradino più in alto. Stasera, piacevole incontro tra amici. Acquario, forte carica fisica, emotiva ed intellettuale. Trovatevi nuovi interessi. La creatività richiede sempre ampliamenti. Fortuna finanziaria, sfruttate questo momento che è molto propizio. Valutate meglio però un progetto prima di prendere decisioni definitive. Pesci, avrete comunicativa e buona forma mentale. Favorite gli studi e ciò che allarga gli interessi. Ottima giornata per le iniziative che vi mettono in luce. Non lasciatevi affaticare però dalla superattività. Qualche momento in più di relax questa sera non guasterà. L'appuntamento, come sempre, è rimandato a domani.